Bene, buongiorno a tutti. Vi ringrazio di essere intervenuti così numerosi in questa mattinata per trovarci tutti assieme a ricordare Ennio Berselli. Abbiamo qua numerosi esponenti del sindacato e del mondo politico, li ringrazio tutti, alcuni poi interverranno per ricordare Ennio. A me tocca il compito, l'onore di aprire questa mattinata in quanto come segretario di DS ho ricevuto un incarico che per anni è stato di Ennio all'interno del partito. È un incarico importante che Ennio per molti anni ha svolto nel PDS prima e nel DS dopo. Ed è stato per tutti i compagni che hanno lavorato all'interno del partito, anche per i semplici militanti, è stata la figura di riferimento della politica salsese, ma di tutti i compagni nella nostra città. Ennio, quando qualcuno lo voleva trovare, sapeva benissimo come fare, veniva in sezione, la nostra sezione è sempre aperta tutti i giorni e questo lo dobbiamo ai tanti compagni, ma soprattutto lo dobbiamo a Ennio, che negli anni ha fatto di questo punto una sua lotta personale. La sezione doveva essere aperta perché chiunque volendo poteva entrare, incontrare i compagni che si occupavano di amministrazione, incontrare i compagni, discutere di quello che succedeva a livello nazionale. La giornata di oggi si intitola Un esempio per tutti. Ennio non è stato, è un esempio per tutti. Di lui io credo che chiunque abbia lavorato con Ennio, sia nel sindacato che nel partito politico, ma nel sociale, ma chiunque l'abbia incontrato per strada, perché Ennio la nostra città non l'amministrava solamente, la viveva, la girava, la percorreva. Penso che tutti abbiano questo ricordo di una persona intanto disponibile, parlava con tutti, sapeva tutto, era incredibile la sua conoscenza dei fatti, segno questo che tutto gli interessava, che qualunque cosa c'era da approfondire, lui aveva approfondito. Aveva una forza di volontà e una capacità di lavoro incredibile. Grazie a Ennio la nostra sezione è ancora a livello provinciale la più grande, abbiamo più di 400 iscritti. Abbiamo una festa dell'unità importante che ci permette, oltre di fare attività politica, di essere autonomi, di poter fare scelte, di poter uscire con manifesti, di poter fare politica finanziandoci. E la festa è la creatura forse più diretta di Ennio. Organizzare una tale attività è uno sforzo di lavoro, di impegno, di tenacia incredibile. Tutti gli anni con tanti problemi nuovi, tutti gli anni venivano risolti, tutti gli anni si riusciva a fare una festa ancora migliore, perché era il frutto della volontà di un uomo che teneva assieme un partito così grande, con tanti compagni, anche non iscritti, che venivano a lavorare alla festa perché c'era un progetto comune. Il progetto comune è quello che Ennio ci lascia. Ennio è sempre stato per il partito, per il bene del partito. Io parlo come segretario dell'ADS. Con Ennio tu potevi discutere ore, potevi essere su posizioni divergenti, però quando uscivo nella linea del partito lui la difendeva sempre. Lui ha sempre tenuto l'unità, non ha mai caricato di personalismi nessuna discussione. Con Ennio potevi litigarci sapendo che quando uscivi di lì il fatto di essere partiti da due posizioni diverse non implicava nessuna sorta di giudizio. Questo era il bello di poter lavorare con Ennio. Ed era anche la sicurezza, perché ti permetteva come gruppo dirigente del partito di poter sbagliare, perché tanto sapevi che c'era la rete, perché tanto c'era Bersellini che riusciva prima o poi a rifilare tutto, a mediare le posizioni, e riusciva con la sua autorità e la sua autorevolezza, perché Ennio poi era anche uno che alzava la voce, cioè non era mica un problema. Lui le cose però le diceva sempre in faccia. Io non credo che nessuno in questa sala possa dire di aver ricevuto una parola da Ennio se non vis a viso, direttamente.
Egli non ha mai espresso pareri alle spalle. Io credo che sarà difficile personalmente ritrovare una persona con una tale lealtà e una tale onestà. Noi abbiamo, parlo come partito, una grande eredità da Ennio, anche materiale, per quello che ha costruito in questi anni, che ci lascia adesso noi una sezione viva, dei compagni che tengono alla sezione, che tengono alla festa dell'unità. Però ci lascia un'eredità pesante, perché prima sapevamo che bene o male c'era Ennio. Oggi noi abbiamo invece da portare avanti le cose, lui ci ha insegnato come si fa, con la tenacia, perché poi ha sempre detto si fa quel che si può, l'importante è questo. E noi dobbiamo cercare di fare quello che possiamo, siamo in tanti, dobbiamo dedicare tutti un attimo di tempo in più per cercare non di sopperire, perché non è possibile, ma per cercare almeno di non tradire quello che è stato il suo lavoro anche personale, che rubava la sua vita personale, i suoi momenti anche di riposo. Io credo che tutti sappiano cos'è la nostra sezione. Noi la settimana prossima faremo un momento di ricordo di ogni sezione e sarà anche un momento di tesseramento, perché nella tradizione di Ennio bisogna cercare poi di portare a concretezza anche le cose, quindi per Ennio il tesseramento era fondamentale. Lui voleva che tutti i compagni fossero raggiunti perché l'appartenenza è importante ed era importante per lui. Noi cercheremo di essere non all'altezza, ma coerenti con quello che è il ricordo di Ennio. Abbiamo tante cose davanti. Ennio ha sempre detto che lui si sarebbe impegnato fino al 2004, fino alla data delle elezioni, e poi si sarebbe permesso, dopo tanti anni, un attimino di fare un po' più spazio alla sua vita personale. Il 2004 sono le date delle elezioni e noi a questa sfida ci arriveremo preparati come se ci avesse preparato Ennio, come se, come al solito, avesse pensato lui alle mille cose da fare e cercheremo di portare ancora un risultato importante e positivo per il nostro partito e per la città tutta. Non so se è giusto dire il nome di Ennio, ma comunque cercando di fare come se Ennio fosse ancora con noi. Niente, io di più non voglio dire di Ennio perché il ruolo mi ha portato a parlare per primo, ma ci sono persone che l'hanno conosciuto molto di più e molto meglio di me. Quindi io direi di passare la parola adesso al nostro sindaco, Adriano Grolli. Ne ringrazio. Io intanto voglio salutare questa mattina la moglie di Ennio, che vedo in sala, il fratello, la sorella. Perché attraverso la loro presenza, il dialogo che possiamo avere anche materialmente con loro, possiamo avere anche una sorta di presenza anche fisica, in un certo modo, di Ennio. E quindi li ringrazio per essere qui, nonostante il loro dolore, nonostante che in un momento come questo, forse mi metto nei loro panni, venga voglia di ritirarsi un po' in una sfera più privata, dove gli affetti sono vissuti dalla famiglia in comunione con chi li ha lasciati, prima di tutto loro. Però Ennio, e da questo non è che vogliamo, come posso dire, fare una sorta di beatificazione perché non lo merita e non è quello che dobbiamo fare. Ci apparteneva un po' a tutti e
e in questo lo vogliamo condividere, la sua mancanza e la sua presenza, la vogliamo condividere con chi gli era di famiglia, e non vogliamo essere invadenti per questo. E se per caso lo dico anch'io, lo posso sembrare, me ne scuso a priori, non è questa la mia intenzione, credo che non sia quella di nessuno. E dicevo, non lo dobbiamo beatificare, perché? Perché Ennio ci ha lasciato un'eredità importante, per farla vivere la dobbiamo interiorizzare con la nostra attività e anche con un utilizzando questo momento che è così difficile, anche per una presa di coscienza che deve essere politica, perché la sua importanza per noi è il valore che lui ha dato alla politica. E mi rifaccio a quello che ha detto Don Guglielmoni nella sua omelia, nel suo ricordo che ha fatto di Ennio, quando ha dato un significato, ed è vero, quasi religioso al suo agire politico. Ed è questo che ci lascia. La cosa più fondamentale che ha fatto della politica il valore più alto di un'esistenza degna spesa per gli altri. E per questo che io gli voglio dedicare un grande applauso in questo momento, per questo che è quello che mi ha lasciato. E poi in un momento in cui è facile parlare male di questo concetto, la politica, come se fosse una prerogativa di poche persone, magari anche più intelligenti o un po' intelligenti rispetto ad altre, ma che costituiscono un qualche cosa a sé rispetto alla società. No, Ennio ha fatto capire che è una cosa fondamentale per regolare la vita delle persone anche in funzione dei rapporti personali, del fare il bene o del non farlo. È questo che mi ha colpito del suo modo di agire ed è quello che ho apprezzato in lui, nonostante che avessimo forti contrasti nelle discussioni spesso, perché c'era anche questo in lui, nel suo modo di essere, che ti portava anche a contrastarlo, ma nel senso di dover lottare per affermare idee che magari non erano coincidenti con le sue. E questo voglio dire in un ambito però di finalità che abbiamo sempre condiviso, perché per noi della sinistra, come per lui, in fondo la politica significa alcune cose molto semplici: cercare di fare il bene comune, dando uguaglianza e dignità alle persone. È il percorso che è difficile ed è quello che ci ha aiutato ad affrontarlo. Perché? Perché con tanti di noi, forse con tutti, no? Ha avuto la capacità di metterci insieme, di farci lavorare per degli obiettivi, magari confliggendo, uso questo termine, ma vuol dire in modo dialettico, in modo vivace, no? Tra di noi, con lui. Però tenendoci, avendo un progetto, tenendoci insieme in tanti, magari molto diversi tra di noi, per percorsi personali, per aspirazioni, per idee, proprio per personalità, mettendoci insieme in una squadra, come se fosse davvero un allenatore di calcio. Un allenatore che sapeva strigliare la squadra quando era il momento e anche dare, come dire, un supporto quando ciascuno della squadra magari aveva qualche momento di defaillance. Ecco, ed è stato importante non solo per il partito, ma per questa città. Io vedo per esempio gli amici del circolo degli anziani, cosiddetti anziani, perché non è nell'età anagrafica che si è giovani o meno giovani, è nelle idee. Io vedo tanti giovani purtroppo che hanno le idee più vecchie del mondo, e con questi anche Ennio non era tenero. No? Sapeva tenerseli vicini, ma non era sicuramente tenero né indulgente, come deve essere un vero maestro. E poi io lo ricordo anche dal punto di vista personale, che era una persona che sapeva sempre scherzare. Io avevo delle battutacce con lui che erano tremende, anche che riguardavano la sua menomazione fisica, ma lui sapeva sempre ridere, anzi quasi quasi mi sembrava che andasse a stuzzicarle per essere, come posso dire, così, come era, forte, capace di infondere forza in tanti modi. Ecco,
So che è stato una grande persona per i suoi familiari, e questo ci ritorno perché è una cosa non da poco, perché a volte poi anche l'impegno politico porta a essere, non so, forse, non dico a non tenere conto delle esigenze, però purtroppo è un mestiere che assorbe molto, essendo un mestiere che esige passione per chi lo fa per quello, e non per, come ha detto Don Guglielmoni, riferendosi a quello che ha fatto Ennio per un tornaconto personale. Ricordiamocelo anche in questo momento il suo insegnamento, e qui vorrei davvero fargli un altro grande applauso, che Ennio ha sempre agito nell'interesse degli altri, della politica intesa come bene comune, e questo l'ha ricordato anche Don Guglielmoni e mi fa piacere. Ecco, dicevo, e poi sono tante le cose che vorrei dire, ma non ne voglio dire poi tante e troppe, perché ripeto, Ennio mi va bene così come è stato, come erano i rapporti con me, non sempre facili, non sempre idilliaci, nel senso che non mi lasciava stare. E certo che io avevo un ruolo tale per cui, figurando bene io, facevo figurare bene tutta la squadra quando ci sono riuscito, proprio per il ruolo che mi è stato attribuito. E quindi a volte è così, no? Dico, ma lascia stare, no? Cioè, mi incalzava, mi esigeva, puntualizzava, ma poi era sempre un grande amico nel momento in cui capiva davvero che c'era debolezza da parte mia, come succede a tutti, era sempre lì pronto a fare la sua parte da amico, da compagno, dalla grande persona che è stata, che io voglio ricordare veramente, non solo ricordare, ma come una persona che ha avuto una grande importanza per cercare per me di andare oltre ai miei parametri. Ecco, quindi così io lo ricordo, così lo saluto, e così, impegnandomi e cercando di dare il meglio e chiedendo anche agli altri, e siamo in tanti a doverlo fare, davvero, ecco, di dare il meglio, in questo modo potremo veramente tenerlo vivo con noi, averlo ancora al nostro fianco in tutte le circostanze che gli avrebbero richiesto la sua presenza. E abbiamo anche un dovere in più, e io lo dico proprio oggi, perché la cosa più importante di questi tempi è di avere messo insieme tante persone che parlano di lui e parlano di politica, perché le cose non è possibile scinderle. In un momento in cui è così difficile mettere insieme le persone. Ed è questo un'altra cosa importante che dobbiamo a lui. E gli dobbiamo anche un impegno in questa città, e noi tutti sappiamo quello che è, di mantenere questa città legata alle esigenze delle forze popolari, attraverso le scelte che faremo al momento opportuno, e cercando persone che abbiamo tra di noi che ne possano rendere ancora attuale il suo insegnamento e la sua eredità morale e politica. Io vi ringrazio per avermi consentito, lo dico prima di tutto al segretario, l'ho detto in chiesa a Don Guglielmoni, di aver detto alcune parole che penso e che nascono dal cuore. Come sono, sono. Grazie Ennio. Ringrazio il sindaco per il suo intervento. Ora, qualche parola da Ermanno Iannelli per il sindacato. Provo a farlo da qua per vedere se l'emozione mi riesco meglio a controllarla. Ma io credo che sia abbastanza difficile tracciare un'immagine di Ennio da sindacalista invece che da uomo politico, da persona con la quale la politica ha vissuto per parecchi anni. Tracciare la figura di Ennio, il suo comportamento, il suo agire, i suoi risultati, che gli amici, compagni di lavoro,
poi di condizione di pensionato successivamente, hanno potuto apprezzare, perché lui ha sempre svolto questa funzione di sindacalista. Io venni a Salso nell'83 alla Camera del Lavoro. Già allora mi dissero i compagni, la Franca, Ernesto, allora Cocconi, Virginio, mi suggerirono da subito che il punto di riferimento per quanto riguarda le politiche termali era incarnato nella figura di Ennio, perché lui riusciva ad avere anche i contatti che contavano dal punto di vista politico e non solo sindacale. Io mi ricordo con Ennio per le questioni INPS, qui vedo molti amici suoi, compagni, che hanno vissuto quegli anni lunghi di trasformazione dall'attuale situazione che conosciamo del Tommasini da quella che era ancora la gestione INPS. Mi ricordo con Ennio che riuscivamo a Roma a contattare, sia dal punto di vista sindacale dei vertici della CGIL confederale, ma sia anche a livello di figure importanti a livello parlamentare. Con Ennio riuscivamo in due giorni a fissare degli incontri che ci davano delle risposte puntuali per il momento nel quale stavamo vivendo i problemi. Era straordinario da questo punto di vista. E credo che su questo noi dobbiamo imparare e ricordare molte di queste caratteristiche, perché dovrebbero servire a tutti noi per portare avanti il ruolo che abbiamo sia nel sindacato sia nel partito. Aveva anche nei rapporti unitari con CISL UIL, sia all'interno appunto del Tommasini, dove lui le ha sviluppate in modo molto costante, i rapporti unitari dove c'era la CISL, c'era la UIL, c'era il sindacato autonomo. Beh, lui riusciva ad essere il leader comunque, ad essere il capo comunque, dove le posizioni diverse dal punto di vista sindacale erano solo aspetti formali, perché il mondo dell'INPS, di questi stabilimenti termali a livello nazionale, così era la composizione, così era la storia, la provenienza di questi lavoratori, però alla fine poi tutti si affidavano, si appoggiavano alla sua persona, alle sue capacità, al suo ruolo di essere il capo, ma perché serviva a tutti, non perché lui lo facesse nel senso di dover, voglio dire, forzare sulla volontà e sulla condizione degli altri. E credo che questo sia per me un ricordo che mi rimarrà per sempre. Poi l'abbiamo conosciuto nel suo percorso politico, amministrativo, di organizzatore delle feste dell'unità. Lui era capace di fare questo perché aveva delle grandi coerenze rispetto al comportamento. Sapeva quali erano le battaglie da continuare, da portare a termine. Sapeva quali erano le battaglie da lasciar perdere. E ci insegnava a non piangerci addosso, anche se alcune battaglie dovevano essere per forza di cose abbandonate. Le sue battaglie, così come nel sindacato, così come nella politica, anche nella vita, la sua limitazione fisica, il fatto che non vedesse, era una battaglia per lui da lasciar perdere, ma non perché questo serviva ad auto, voglio dire, sentirsi male. Quella forza, quel fatto di dire quella battaglia non la devo più combattere perché ho bisogno di fare altre cose, perché servono a me e a lui sono servite moltissimo. Il fatto che lui non vedesse lo trasferiva a noi come se fosse non imbarazzo, anche proprio nel modo quasi ironico di trattare il problema. Perché lui aveva in mente altre battaglie, non quella. A lui quella battaglia non serviva più. Ecco perché credo che anche nella vita lui è stato molto coerente rispetto a queste questioni.
Poi era insofferente. Era insofferente al qualunquismo, era insofferente al fatto che i valori che noi tutti abbiamo imparato dalla nostra storia, dalla nostra vita sindacale e politica, non fossero i primi nell'azione quotidiana appunto di ogni giorno, era insofferente con il pensiero debole, appunto perché i valori, secondo lui, in questo momento della sinistra erano un po' visti così in pericolo, e su queste cose era molto insofferente, mai intollerante, mai insofferente, sì. E su questo, sapete tutti, si accendevano grandi discussioni. È stato un compagno che ha dato molto. E, credo, quando ho detto all'inizio, che faccio fatica a distinguerlo fra figura sindacale e figura politica, proprio perché nella sua abitudine, nel senso, voglio dire, buono del termine, spesso confondeva i due aspetti. Ma li confondeva non perché non li comprendeva, ma perché gli faceva comodo spesse volte tenerli insieme. Perché secondo lui, e a volte c'è anche riuscito, tenendo insieme il ruolo sindacale e anche il ruolo politico, o anche amministrativo in alcuni momenti, riusciva meglio a portare a casa anche i risultati. Oggi qui siamo qui, abbiamo cercato di convocare questa occasione per ricordare Ennio in questo modo, come dice questo manifesto. Beh, compagni, questo manifesto è sbagliato. È sbagliato perché di solito le iniziative della CGIL sono iniziative della CGIL, quello del partito dei DS sono iniziative dei DS, perché l'autonomia dei due soggetti deve essere sempre chiara. Però mi pare, in questo momento lo dico con molta schiettezza, che sono contento che sia successo questo incidente. Sono contento. Sono contento perché mi sembra di vedere con questo le piccole e grandi contraddizioni di Ennio, che ha sempre visto appunto la sua figura, la sua partecipazione alla vita sindacale, alla vita politica, quasi come dovessero per forza stare insieme. Vi ringrazio. Grazie. Adesso, prima dell'intervento del dottor Ricoli, che è presidente del Consiglio Comunale, e Ennio era in carica come consigliere comunale e capogruppo di DS, volevo leggervi qualche riga di un biglietto che ci è arrivato dalla Carmen Motta, l'onorevole Carmen Motta. Cari compagni e care compagne, ho preso della scomparsa di Ennio in ritardo perché ero via da casa per qualche giorno di vacanza. Sono rimasta colpita, addolorata, un senso forte di incredulità. Ho trascorso con Ennio 4 anni di consiglio provinciale, dal 1995 al 1999. Quelle comuni esperienze ci ha consentito di conoscerci meglio. Ho di lui un ricordo molto chiaro, di Ennio, di poche parole, pochi interventi ma decisivi, mai banali. Quella stretta di mano rigorosa, quel chiederti come andava sincero, quel sentimento che ispirava condivisione. Lo sentivo vicino, partecipe sempre. Oggi Carmen Motta è costretta a casa per motivi personali e quindi non è qua fisicamente con noi. Affida queste parole sincere, un saluto ad Ennio, preziosissimo compagno, e a tutti noi. Ci mancherà tantissimo Carmen Motta. Io ringrazio l'onorevole Motta.
e ringrazio tutti gli altri che tramite telegramma del Presidente della Regione, ma ricordarli tutti è veramente impossibile, ci hanno ancora una volta di più fatto capire quanto Egno era importante non solo per la nostra città, ma anche per chiunque, per un qualunque motivo personale o istituzionale, avesse avuto a che fare con lui, a lavorare con Egno. Passo la parola al dottore Riccoli, che nonostante qualche problema di voce. Il mio intervento sarà breve, anche se sono stato miracolato, improvvisamente è tornata la voce, quasi che dal cielo qualcuno avesse pensato che era giusto così. Io, per quanto concerne il Consiglio Comunale, dato la mia lunga partecipazione al Consiglio Comunale, che avevo conosciuto già Ennio ai tempi della Giunta Giglioli, quando era consigliere comunale, si occupava dei servizi sociali, come responsabile dei servizi sociali del partito. E anche se appartenevamo allora a due partiti diversi, abbiamo collaborato spesso sui problemi del sociale, soprattutto per quanto riguardava l'allora nascente Casa Protetta e i progetti per costruire il circolo degli anziani, per cui la nostra collaborazione, anche se in campi diversi, in partiti diversi, aveva cominciato già da tempo e quindi avevo imparato a conoscere la sua determinazione e quanto intendeva nel campo del sociale portare avanti, che era un po' il campo in cui preferiva esplicare le sue attività. Le sue attività che venivano dal mondo della sofferenza, perché se oggi molta gente viene qui, non viene certo per così mera partecipazione, ma per convinta partecipazione alla scomparsa di un uomo a cui tutti volevamo bene. Un uomo che aveva dedicato le sue prerogative, le sue sofferenze agli altri, che soffrivano più di lui, meno di lui, ma comunque soffrivano. E quindi, coi tempi che corrono di egoismi, di ipocrisie, di sopraffazioni, è stato un grande esempio. Scusate se quando si diventa anziani un po' portati facilmente alla commozione. Comunque, per come ha vissuto, per la mia presenza in questi ultimi anni in un partito in cui ho trovato calore, partecipazione, valorizzazione, in parte dovuti alle sue scelte, io ritengo che non è sempre facile lasciarsi prendere dalla commozione, come mi è avvenuto al suo funerale. Io penso che quello che gli è capitato ultimamente sia stata una cosa incredibilmente crudele per un uomo che in definitiva aveva trovato il suo riscatto come uomo giusto nell'aiutare gli altri. Quindi
Io termino dicendo: riposi in pace, Elio. Forse per la prima volta oggi ci vedi dal cielo. Grazie dottore Ricoli. Io credo che sia giusto continuare questa serie di interventi di persone che con Ennio hanno lavorato, che gli hanno voluto bene, con Lino Giglioli, quindi che invito. Credo che non sia facile per nessuno, insomma, ricordare un caro compagno, un caro amico, una persona con la quale sono stati passati insieme tantissime ore, tanti giorni, a discutere, a riflettere, a definire dei ragionamenti politici. Sì, probabilmente tra me e Ennio c'è un rapporto un po' speciale, insomma, non dico niente di nuovo, penso, insomma, se c'è stato una... tante cose, insomma, un po' irripetibili, che credo sia giusto rimangano anche probabilmente mie e sue, insomma, ma rifare da capo le cose che si era pensato fino a quel momento andassero in un certo modo. Con Ennio capitava questo abbastanza spesso, no? Pensavi di essere arrivato in fondo a un percorso, poi dopo ricominciavi. Perché nuove informazioni che nel frattempo acquisivi ti consentivano di riprendere, di definire meglio nell'interesse del partito, del movimento per cui lui si è battuto sempre, insomma, di riuscire a portare a casa migliori risultati. Era uno che pesava forte la fiducia, ti prendeva le misure subito. E se si poteva fidare diventava un rapporto molto forte, però ci metteva poco, non ci voleva tanto. Credo che questo sia una cosa che ricordano tutti, nel bene o nel male. Io penso che fosse un po' un manuale di politica pratica, ecco. Ennio era un manuale vivente di politica pratica, com'è la politica che si fa tutti i giorni. Dove non arrivava la cultura dei libri, arrivava un po' questa empatia tra Ennio e la politica. Era uno che la viveva nel cuore, la sentiva. Una simbiosi giocata molto sulla sensibilità e sulla misurazione che aveva delle altre persone con cui doveva confrontarsi. Mi ricordo una cosa, un ricordo bello anche, un ricordo bello non solamente per noi, ma credo poi bello un po' per tutto il nostro movimento, che era l'87 e in casa sua, in Sant'Antonio, insieme intorno a un tavolo, era l'autunno, stavamo per essere sbalestrati fuori dall'amministrazione comunale, perché erano già comparsi sul giornale, insomma, la nuova giunta che ci sarebbe stata, che era una giunta che faceva uscire dall'alleanza di sinistra che in quel momento governava Salso, il PC, per dare vita a un'altra alleanza. Ormai sembravano le cose fatte. E intorno a quel tavolo, insieme a Pico e a Guido, casa sua, a casa di Ennio, avevamo un po' iniziato a definire quella che doveva essere il nostro percorso, la nostra risalita, che poi in consiglio comunale nel novembre dell'87 fu effettivamente una risalita, perché in realtà da quella giunta di sinistra, rimase una giunta di sinistra a governare Salsomaggiore, se ne uscirono i socialisti
e nel senso governammo fino alle elezioni del 90 con una giunta fatta dal PC e dal Partito Socialdemocratico. E mi ricordo, lì passammo notti proprio, per definire tutte queste cose. Quante volte ripercorravamo tutti i passaggi, tutti i momenti di come doveva avvenire quella cosa quando eravamo là. La meticolosità che non ci potevamo permettere di sbagliare. E lui su questo era incredibile, no? Nel senso che era determinato. Così come fu determinato, prendendo poi la responsabilità della guida del partito, nel fatto che una volta che quell'esperienza si avviò, e come quell'esperienza si avviò eleggendo a sindaco il dottor Coperchini, non si tornò indietro, si arrivò alla scadenza del 1990. Sono stati anni tanti, insomma, di grande... A volte Ennio, è vero, arrivava a giudizi duri, severi, forti, decisamente spinti, diciamo così. Subito, molto spesso, anche a chi magari a lui era vicino, o che aveva lavorato con lui, tanti compagni del sindacato, del partito che lavoravano con lui, gli parevano perfino esagerati, giudizi a cui arrivava in un determinato momento. Poi dopo qualche giorno, un po' di tempo, si cominciava forse a capire che però... In effetti, quel giudizio così forte, così duro, che era arrivato, così tagliente a volte, in effetti aveva comunque elementi che meritavano di essere approfonditi. L'esigenza di fare subito, di fare alla svelta, di fare oggi tutto ciò che poteva essere fatto oggi, non tollerava rimandare, se non se questo non si inseriva dentro a un progetto e a un percorso molto chiaro. Se no le cose dovevano essere fatte. L'insofferenza per la superficialità. Gli piaceva certamente il confronto, ha ragione Ermanno Ianelli quando l'ha detto, però è anche vero che voleva vincere. Era molto facile, che volesse vincere. La sua irruenza nelle cose in alcuni momenti poteva quasi perfino infastidire, perché effettivamente era proprio deciso, determinato. E anche quando però, riflettendoci a posteriori chiaramente, scattava questa irruenza, se ci pensate, non scattava mai a caso comunque. Scattava perché grattando un po' vi era però sotto qualcosa che non andava, che non funzionava, c'era bisogno della scossa, insomma, per ripartire, per ricominciare a discutere. Per questo che dico proprio un manuale, insomma, un po', un manuale vero, insomma, di politica da cui si impara, da cui si è imparato. Una grande onestà intellettuale, un grande rigore nelle scelte, una serietà straordinaria nell'impegno e un grande coraggio nelle sue idee. Gli inviti che faceva sempre, continuamente, insomma, a battersi, chiedeva a tutti sostanzialmente di scendere in campo, era insofferente verso chi pensava di poter galleggiare in una situazione, bisognava prenderla in mano, insomma, governarla, cercare di dirigerla. E il suo orientamento era sempre comunque mirato agli interessi di quel mondo del lavoro che credo sia stato per Ennio il vero punto di riferimento. Il punto di riferimento vero della sua azione politica, anche quando lavorava in altri ambiti non politici, era il mondo del lavoro. Questo è stato il suo cruccio, insomma, no? Vero. Gli interessi dei lavoratori. Io lo voglio ricordare così, insomma, un grande combattente nella vita e un grande combattente della politica.
Apollino, diamo la parola a Massimo Tedeschi, che è il sindaco di Firenze, ma anche il nostro segretario provinciale, che quindi è qua anche a parlare a nome del partito. Grazie. Sì, anch'io poche parole per ricordare Ennio. Ringrazio di avermi invitato e apprezzo molto questa convocazione che avete fatto per ricordarlo. Sono qua nella mia veste di segretario provinciale di DS, di sindaco di Fidenza, vicino, e anche di amico, e di compagno. Io ho ascoltato e apprezzato molte delle cose che sono state dette. Di Ennio cosa ricordo? Ricordo innanzitutto ricordi personali, diciamo che mi fa piacere poter aver avuto questi ricordi personali che nascono circa 30 anni fa, quando io venivo su a Salso, quindi cominciai a conoscere anche Salso, e con Ennio ci trovavamo su a Santa Maria Assunta, c'era un gruppo di amici con Don Sivelli, con Don Lino, e giocavamo a carte, andavamo in giro, parlavamo, chiacchieravamo, quindi con altre appunto persone di questa città. E allora lo incontrai appunto per la prima volta e avemmo modo di parlare di questioni più che politiche di carattere generale, insomma, quindi ebbi i primi scambi di vedute, di opinioni con lui. Poi ci perdemmo di vista e lo ritrovai di nuovo nell'attività politica. Condivido una cosa detta, che di Ennio si fa fatica a distinguere l'Ennio politico, l'Ennio che si occupa di sindacato, e l'Ennio che si occupa della sua città, del comune della città. Condivido anch'io, è un cittadino globale, andiamo avanti, un compagno globale, nel senso che il suo spirito di servizio alla sua città e alle sue idee si esprimeva in tutte le forme nelle quali era necessario esprimersi per risolvere i problemi e far progredire la propria comunità. Lo ha fatto nel sindacato, lo ha fatto nel partito, elemento di impulso e di equilibrio, era una sicurezza, cioè dava sicurezza, trasmetteva sicurezza. Lui che forse ha dovuto fare uno sforzo molto più grande di noi per trovarsela, vista la cecità, però appunto è arrivato a trasmetterla e a infonderla nei compagni che gli stavano vicino. Era uomo politico perché davanti ai problemi, ha ragione Lino, stava lì e non era superficiale, e stava lì fin quando nel dialogo con le persone, con i compagni con cui aveva fiducia, trovava la soluzione, trovava una strada percorribile. Anch'io sottolineo le caratteristiche di coraggio, di lealtà estrema, di dedizione, di stare nel gruppo. In un'epoca dove appunto si è tentati a volte di giocare singoli, no?
protagonisti individuali, lui fu protagonista dentro al gruppo. E le cose si cambiano insieme. E così per quanto riguarda i problemi della città. Lui è un cittadino di Salso, un salsese al servizio totale della sua città, di questo territorio, delle terre verdiane, di questa provincia, e anche in questo campo è stato elemento di impulso e di equilibrio. Un grande facitore di cose positive, un grande risolutore. Esatto, dove non arrivava con i libri, arrivava con l'intuito, con la forza interiore che aveva, con la sua intuizione. Anche a me personalmente, come amministratore di questo territorio, e recentemente anche come segretario provinciale, come esponente provinciale dei DS, ebbe modo di darmi contributi significativi, appoggio. Quando ci sentivamo per telefono, scattava quella stima e quel rispetto reciproco che ti consentiva di parlare di tutto con la massima naturalezza, con semplicità. Non c'era bisogno di fare tanti preamboli. Secondo me Salso ha perso il partito, la città direi, nelle sue espressioni, ha perso un pezzo importante. Direi che per una volta possiamo essere d'accordo con i titoli della Gazzetta di Parma, che quando ho detto l'ha definito anima della sinistra, se ricordate. Ecco, penso che non troverei altra definizione migliore. Direi che i riconoscimenti che ci sono stati, i suoi stessi funerali, hanno testimoniato di tutto questo. Quindi, uomo di unità, di decisione, uno che ha fatto una scelta di campo molto presto e direi che è stato coerente fino all'ultimo con questo. Io non avrei altro da aggiungere. Grazie Massimo Tedeschi per il suo intervento. Io affido l'intervento conclusivo di questa mattinata all'onorevole Rocco Caccavari. Lui credo sia la persona che ha, dico, più titolo per chiudere, per il grande rapporto di amicizia che ha avuto con la nostra città, da cui lo conosciamo tutti, e con Ennio, per le tante cose di cui hanno dovuto discutere. Amicizia che è stata provata fino negli ultimi giorni e che è sempre stata salda. Quindi, a Rocco, l'intervento conclusivo. Abbiamo una comune fatica oggi, che non è tanto quella del ricordo, è quella di dover girare dentro di noi, in ogni angolo dei nostri pensieri, per trovare tutto quello che Ennio in noi ha suscitato, tutto quello che dentro di noi ha dato e tutto quello che fortemente noi non vogliamo dimenticare. Io inizio con umiltà, davvero, perché ho sentito tante cose che non sapevo. E so che quando le cose non si sanno,
ma si scopre che corrispondono a quelli che si hanno dentro, vuol dire che il mondo cresce. Cresce il mondo del consenso e del dissenso. E parlando di Ennio, cresce il mondo e il modo di essergli grati per averlo conosciuto. Io non amo le santificazioni né le commemorazioni. E voglio quindi dire, compagni e compagni, che gli anni che passano non ci portano via di volta in volta dei pezzi di noi, servono anche per lasciare attraverso la testimonianza di ognuno il segno della grande appartenenza che ci ha visto uniti per tanti tanti anni e che ha posto Ennio alla guida di quanti sono stati uniti in nome di ideali comuni dentro alla sinistra di questa città. Ennio era un uomo appassionato, prima di ogni altra cosa, appassionato della vita, al punto da viverla con tutta la grande risorsa interiore che aveva per sostituire una difficoltà di relazione e di contatto col mondo. Ennio era un uomo appassionato perché faceva della politica un mezzo di relazione. Ennio era un uomo appassionato perché faceva di tutto ciò che entrava dentro ai suoi pensieri materia per ragionare con gli altri. Ennio era un uomo appassionato anche nella relazione di tutti i giorni, con chiunque si confrontasse e come si misurasse. Penso che a nessuno di voi sia sfuggita la ruvida tenerezza con la quale salutava, o quel modo, come dire, duro apparentemente, ma tanto, tanto intenso nel riconoscere le persone al primo cenno di voce. Bastava dire ciao Ennio, ciao Rocco, ciao tu, ciao tu, ciao tu, ciao a tutti. Come era delicata, anche se necessaria, quella mano che si appoggiava su chi l'accompagnava. Non voleva pesare neanche per quello. E credo che nella vicenda per la quale con Ennio avevo avuto rapporti con i politici, devo riconoscere un fatto molto importante, che ai problemi di cui lui parlava mi ha fatto appassionare. Mi ha fatto appassionare al punto tale che tutte le volte, quando parlavamo di terme, con questa legge infinita che non arrivava, lui mi diceva, datti da fare, fammi un piacere, perché era una cosa sua, tutto ciò che apparteneva alla città. Era una cosa sua tutto ciò che proponeva impegnarsi anche il rapporto dialettico conflittuale con le altre forze politiche della città per testimoniare che davvero lui faceva le cose in cui credeva. E mi ha convinto, perché la battaglia l'abbiamo fatta assieme. Quando io sono arrivato la prima volta a Salso per parlare di questa questione, il nostro patto non espresso e non scritto e non raccontato, ma sicuramente esistente, fu quello di andare avanti assieme. E sentivo raccontare della sua capacità durante la vita sindacale di creare relazioni rapide nei punti significativi della vita pubblica, della vita politica di Roma. E a me suggeriva, chiama qui, chiama là, fai questo, fai quello. E poi ci scambiavamo i risultati. E non era anche questo. E lo era continuamente, non era una volta politico, una volta amico, una volta uomo. Ennio era Ennio. Nella sua attenzione alle vite degli altri vi era anche questo modo molto, molto umano di rapportarsi. Quelle cose che sono
il risultato di una propria difficoltà, di una propria sofferenza, che ti fanno capire gli altri, che ti fanno percorrere con gli altri che hanno problemi, tratti di vita comune senza neanche dirselo. L'uomo era, Ennio era anche un uomo appassionato, un uomo appassionatamente allegro in certi momenti. Io con lui ho trascorso delle notti straordinarie, quando sotto la luna di agosto, alla festa di Salso, si spegnevano un po' le luci e stavamo da soli, a ragionare sempre di terne, ma davanti alla malvasia, e a discutere di segreti personali. Il segreto personale sono i sentimenti non espressi. I sentimenti sono sentimenti, non sono buoni o cattivi. E quindi parlavamo di noi, io di me, lui di sé, per arrivare a un punto importante, in cui qualche volta io parlavo di lui e lui parlava di me. Voglio dire che quelle sere finivano sempre ridendo e scherzando. Ridendo e scherzando per una testimonianza che mi raccontava tutte le volte che la vita di Ennio era una vita vissuta con certezza, con impegno, ma anche piena di speranze e di ideali, ma anche di tante bellissime espressioni umane. Io me lo ricordo in bicicletta, a girare nell'ambito della festa. E ricordo di lui anche ruggiti, potenti, la notte delle ultime elezioni amministrative. Abbiamo fatto una notte difficilissima, con una bella esplosione alla fine perché avevamo vinto. Ma Ennio sudava e ruggiva, avanti e indietro in sezione, cercando nel segreto delle sue cose una sigaretta da qualche parte nascosta, perché aveva smesso di fumare, o voleva smettere. E io lo capivo tanto, perché avevo fatto molti sacrifici anch'io per smettere. Avevamo cose comuni. Lui mi guidava tra i cavi elettrici della festa, mi diceva: stai attento qui perché inciampi, stai attento di là perché se no cade, perché scivano le stampelle. E questa guida era anche nelle cose della vita, era un segnare che ogni difficoltà va affrontata, non si scappa, ci si va contro. E possono essere difficoltà personali, difficoltà della politica, comunque difficoltà della vita. Quando con grande, ruvida tenerezza mi ha parlato di questa sua storia d'amore, noi dobbiamo dirlo, Ennio era un uomo innamorato di Valeria, di tutto, della sua famiglia, di noi. Noi siamo la prova del suo affetto qui stamattina. Vedete, quando sono andato a trovarlo in ospedale, ci siamo raccontati poche cose. E lui parlava della sua malattia come una cosa conclusa. È finita, adesso passerà. Lui lo sapeva. E l'abbraccio che ci siamo dati mi ha fatto capire questo. È stata la prima e l'ultima volta che ci siamo abbracciati. Poi un'altra grande cosa che Ennio mi ha, come dire, dimostrato, io non lo sapevo, ma lui si è fatto cremare. Una battaglia dura e sconosciuta, non come quella delle terme. Io l'ho fatto in Parlamento per far approvare la legge sulla cremazione e la dispersione delle ceneri. Ecco, questo... Io con lui non avevo mai parlato, però
Questo vuol dire che c'era qualcosa che ci faceva essere d'accordo anche senza parole. E nel rispetto delle convincimenti morali e religiosi di tutti, io credo che questa sia una scelta che mi ha fatto con grande coscienza. Vedete, io credo che nulla si crea, nulla si distrugge, e che quindi nell'aria qualcosa rimane quando si sceglie di farsi chiamare. Rimane qualcosa, rimane qualche particella infinitesimale. E io credo che sia rimasta di Ennio questa cosa. Questa cosa, questa particella, che comunque era di tutte le altre, andrà a dar forza, a dare energia al cuore fraterno che dà speranza a tutta la sinistra di questo mondo. Io credo che il cuore della speranza che Ennio ha fatto battere da vivo continuerà proprio per questo, perché si rimane in qualche angolo di questa terra. Non può, io non ho mai usato e mai userò la parola, è scomparso Ennio. Io dico, compagni e compagne, proprio per l'appartenenza forte che abbiamo sentito ai ideali comuni, al di là di tutto quello che succede, al desiderio comune di dare a questa vita un senso, che possa dire che ognuno di noi, se va da un'altra parte, sempre in un angolo di questo mondo, non lascia solo un ricordo, ma costituisce la grande memoria del passaggio di uomini e donne, di compagni e compagni, che vogliono che il mondo cambi e cambi bene e che abbia speranza. Ennio quindi è ancora con noi. Un abbraccio a Valeria, alla mamma, ai suoi familiari, e un abbraccio a tutti voi. Che Ennio sia qui davvero sempre. Maria Pia voleva dire qualcosa a nome della famiglia. Sì, i fratelli di Ennio, credo di interpretare anche il volere della moglie Valeria, di tutta la famiglia Bersellini di cui io faccio parte. A nome di tutti ringrazio tutti gli amici che qui hanno raccolto questo bellissimo profilo di Ennio, un profilo vero. Perché Ennio era la personificazione della passione, come ha detto giustamente l'onorevole Caccavari, la personificazione dell'onestà, onestà intellettuale, onestà politica, e soprattutto la generosità dal punto di vista umano, l'amore che lui portava in modo incondizionato verso la sua famiglia. Verso Bruno, un fratello che qui non può essere perché è affetto da grave handicap e che nessuno ha mai saputo, perché lui non ha mai messo in piazza i problemi della sua famiglia, ha sempre cercato solo di risolvere quelli degli altri, della famiglia, della comunità di Salso Maggiore. E l'amore che apportava a Valeria, di cui anch'io sono stata testimone, perché qualche volta mi ha anche chiesto, questo lo dico a Valeria, aiutami Pia, non so come fare a conciliare l'amore per la mia famiglia e l'amore che ho per mia moglie. Io quindi ringrazio tutti, non faccio i nomi, ma vedo che voi avete già conosciuti tutte le persone che sono al tavolo, ringrazio anche tutte le persone in sala, Paola, Manuela, Lino, Giorgio, Maurizio, tutti gli amici, Davide, Mariella, veramente tutti di cuore. Grazie.
cittadini, dei cittadini maggiormente esposti, dei cittadini che meno di altri hanno opportunità per riuscire a crearsi delle risorse, delle ricchezze nel nostro paese. Ci sono purtroppo cittadini che hanno difficoltà e nella scelta politica del nostro bilancio anche noi abbiamo dato e diamo delle risposte che stanno perfettamente collegate con quello che è l'impegno che il Parlamento attraverso la sua legge finanziaria ha dotato il Paese di uno strumento economico e finanziario molto spinto verso il bisogno, verso le necessità e per dare risposta sì alle famiglie nel contributo di maternità, sì all'affitto per la casa e quindi anche noi lo introduciamo abbattendo per il proprietario l'ICI agli affitti concordatari, tenendo conto che il cittadino che ha un reddito fino a 30 milioni avrà diritto a scalare dal reddito una detrazione IRPEF di 900.000 lire, fino ai 60 milioni avrà diritto di detrarre 480.000 lire, e tanto anche questo è. Ci sono inoltre la legge regionale che prevede il contributo dei buoni affitto a chi non raggiunge un determinato reddito. Il Parlamento inserisce nella finanziaria l'esenzione totale da qualsiasi tassa a tutti coloro che hanno un reddito fino a 12 milioni, che è sicuramente molto poco e sicuramente e giustamente non vanno in questo senso tassati. Ci sono tutta una serie di altri elementi, l'abbattimento dei ticket sulle ricette come l'esclusione dei ticket su tutta la parte oncologica, della terapia oncologica e la riduzione di tutti gli altri. Credo che nella risposta e nell'esigenza dei bisogni della gente una risposta c'è. Vi è anche inoltre, perché qui ho sentito dire da parecchi che è il problema della disoccupazione. A me, che vivo un po' nel mondo del lavoro, nel senso che giro per i sindacati a Salso Maggiore, non mi risulta che a Salso, nel momento in cui c'è bisogno di manodopera, ci sia una grande disponibilità. Anzi, le nostre aziende più spesso, più volte, sono costrette a ricorrere a lavoratori che vengono o da Fidenza o da altri territori, perché a Salso o ci sono dei cittadini che tanto bene stanno nelle loro case, nelle loro abitazioni stanno bene e quindi non vedono la necessità di fare lavori anche manuali, ma non per questo non dignitosi, ma insomma questo problema sulla disoccupazione è bene incominciare a sfatarlo. A Salso la disoccupazione durante la stagione è una disoccupazione fisiologica, non è una disoccupazione da tenere in conto. Rendo anche conto che la finanziaria stessa